con Giuseppe Siclari, il coach dell'Almag Moncalieri. Coach, prima di tutto complimenti per la vittoria, una partita preparata con grande cura a mio avviso, e avete saputo interpretarla anche bene quando vi siete trovati di fronte la zona della Fiorentina. Innanzitutto grazie per i complimenti. Sì, credo che abbiamo interpretato bene la gara, soprattutto nel secondo quarto, quando Coach Salieri ha provato a metterci in difficoltà con la 3-2, stando molto alti con la prima linea, siamo riusciti a trovare le buone linee di passaggio, soprattutto abbiamo tirato anche bene dall'arco dei tre punti, quindi siamo riusciti a tenere il gap che avevamo conquistato nel primo quarto. Poi la partita nel terzo quarto penso che ha avuto una svolta, quando all'inizio siamo riusciti a trovare dei canestri facili e presi dall'entusiasmo poi siamo riusciti anche a tenere il vantaggio, che poi è stato sempre sopra la doppia cifra. Allora, salta subito il fattore campo, ve lo prendete in una serie al meglio delle 5. Ti chiedo anche un altro commento, per esempio sulla prestazione di Conti, che con 7 assist mi sembra sia un giocatore che tutte le volte che avete messo palla in posta era raddoppiato, ha saputo rimettere fuori il pallone per tiri da 3 punti piedi per terra, e poi il finale con 14 su 29 da 3 punti. È una cifra che commenta tutto da solo. Molto alta, sul tiro da 3 punti è una cifra molto alta. Per quanto riguarda il fattore campo, credo che comunque sia una serie molto lunga, quindi sì, è saltato, ma non, cioè, bisogna avere la testa partita dopo partita per poter arrivare fino alla fine. Ecco, non penso che bisogna pensare al fattore campo. Sei soddisfatto? No, per quanto riguarda la prestazione di Franz, penso che abbia fatto una prestazione super, nel senso che sicuramente lui è molto generoso, un giocatore che ha delle ottime qualità e se non trova il canestro comunque trova sempre il passaggio giusto per i propri compagni. Ecco. Molto prezioso anche a mio avviso Villani in appoggio a Smorto per il playmaking, e l'altro aspetto interessante è anche la risposta dei giovani, che dalla panchina sia di Bonaventura per esempio ha dato un buon contributo, Tassone ha messo 3 canestri da 3 punti nel secondo quarto pesantissimi. Sono pienamente d'accordo, tutti quanti hanno portato il loro apporto, quello che è stato chiesto ai ragazzi nella riunione prepartita, chi con i punti, chi con una buona difesa, chi con gli assist, siamo riusciti a conquistare la prima gara. Ecco, però come dicevo prima, la serie è lunga, si gioca ogni 2 giorni, quindi bisogna resettare, essere pronti e giocare martedì, perché tra 48 ore si rigioca. Ecco.